un significato alla presenza di tutta questa gente. Noi siamo letteralmente scioccati, anche perché noi conosciamo bene il personaggio, conosciamo bene il nostro sindaco, ma lo conosciamo come uomo, non solo come amministratore. E guardate, come uomo conosciamo anche il suo tenore di vita, sono certo che non ci siano fondi nascosti non so in quale paradiso fiscale, è una persona sicuramente onesta che non si è messo in tasca un euro. Io sono venuto a dare solidarietà a Tore, che conosco da più di 30 anni e quindi era doveroso per noi e per me in modo particolare essere presente, perché io credo nell'onestà di questa persona. Siete qua per una solidarietà umana o anche perché pensate che Ghisu sia veramente completamente estraneo alle accuse che gli vengono mosse? Sì, personalmente penso di sì, che sia estraneo, poi non tocca a noi giudicare. Voi siete soddisfatte del suo lavoro? Sì, soddisfattissimi. È stato distrutto in un attimo, giusto questo posso dire. Siete adirati qua a bordo? Siamo incazzate, non adirati, incazzate. Io spero che non ci sia niente. Però se c'è qualche cosa l'ha fatto per il paese, per il paese. Oggi il margine viene fuori depotenziato in un momento difficile, con una battaglia che stiamo portando avanti a difesa dell'occupazione per tirare su l'economia di questo territorio, che voi sapete è flagellata più di altri territori. Di Tore posso dire solamente bene. È stato protagonista insieme a noi nel territorio per l'avvertenza dell'industria, per sempre vicino in prima linea in tutte le manifestazioni, in tutte le iniziative che abbiamo portato avanti in questo periodo e non solo. È stata sua l'idea che tutti noi stiamo portando avanti di valorizzare i siti archeologici, la cultura e tutto il nostro patrimonio ambientale e quant'altro per poter dare risposte ai tanti disoccupati. Oggi questi progetti vedono uno stop, ci mettono in difficoltà, la nostra unione di comuni certamente risentirà negativamente della sua assenza. Com'è in questo momento la situazione nel comune? Ad essere assolutamente precisi, in questo momento non abbiamo nessun elemento in mano ufficiale, si aspetta questo decreto da parte del prefetto che dovrebbe purtroppo sollevare dall'incarico Tore, però ufficialmente non ci è ancora arrivato, per cui siamo in una posizione proprio nel limbo, come si suol dire in questi casi. È di oggi la notizia ufficiale, diciamo, che anche Biccai, il consigliere Biccai, ex assessore, è stato indagato per una vicenda che riguarda proprio la gestione dei siti archeologici che lei citava poc'anzi. Vuole dire qualcosa rispetto a questo? Guarda, è preoccupato? Intanto cioè, non sono assolutamente preoccupato, sono sereno. Si tratta di fatti risalenti alla precedente amministrazione, dove mi risulta sia stato fatto tutto nel perfetto rispetto delle norme. Poi se la magistratura ha in mano elementi per dire che non è così, si vedrà in sede di indagine, di dibattimento e quant'altro. Non teme quindi il contagio nei vari paesi del margine di questa inchiesta? Non abbiamo motivi per poter temere assolutamente questo. Siamo sereni, lavoriamo secondo scienza e coscienza nel rispetto delle norme. L'inchiesta in ogni caso sembra avere dei punti anche forti, insomma emerge quasi un sistema di potere. È prevedibile che si allargherà, che includerà altri paesi del territorio oppure no? Questo certamente non lo so. Io credo che bisogna avere fiducia sicuramente nella magistratura inquirente, che sicuramente farà la sua parte e deve fare, naturalmente deve farla, ma non sono assolutamente certo che poi questa cosa si espanderà. Ma una cosa voglio dire, che noi sindaci in questo momento siamo i rappresentanti periferici dello Stato e che stiamo cercando di dare dignità allo Stato con grande fatica quotidiana, questo voglio sottolinearlo, senza naturalmente mezzi, senza struttura, e quindi io credo che gli inquirenti dovrebbero anche capire questo, che noi stiamo facendo sacrifici enormi per far mandare avanti una comunità sempre più depressa, in modo particolare nel margine, che sta soffrendo. Ne vale la pena fare i pubblici amministratori? Non lo so. Oggi veramente non lo so se ne vale la pena di andare avanti. Tore Ghisu in questo momento è messo all'angolo da un'inchiesta giudiziaria. Voi cosa pensate di fare come gruppo politico che ha vinto le elezioni un mese e mezzo fa? Allora, in questo momento naturalmente aspettiamo gli sviluppi delle indagini
è quello che sicuramente succederà nei prossimi giorni, insomma nel prossimo mese. Poi ci siamo già incontrati per già programmare le attività del prossimo futuro. Borrore 2.0 è un progetto, non era una cosa nata solo ed esclusivamente per queste elezioni, quindi continueremo a lavorare. Vorrei dare un saluto soprattutto alla famiglia e ai figli, non solo a lui, ma penso alla moglie, penso ad Enrico e a Carla, che sono i suoi figli, che staranno certamente vivendo un dramma.